insieme a voi a parlare dei motivi più frequenti di lite tra vicini di casa, se non fosse un tema serissimo, e lo è. Allora, vogliamo parlarne con Francesco Burrelli, presidente di ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Buongiorno Burrelli, grazie per essere con noi, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Dunque, cominciamo ad analizzare un po' la situazione, perché i dati, sicuramente lei ce lo potrà confermare, testimoniano che sin dall'inizio della pandemia, ecco, le liti tra vicini sono aumentate. È così? Di quanto più o meno? Che testimonianze avete? Intanto è chiaro che le liti sono aumentate perché è aumentata la situazione sociale che si è creata all'interno dei vari condomini, tra i vari condomini che vivono in situazioni completamente diverse rispetto a prima della pandemia, intanto perché sono più a casa, intanto perché sono chiusi una buona parte di persone lavora da smart working, quelli che ancora hanno conservato il posto di lavoro, e quindi è chiaro che le ore in cui o con cui poi dialogano fra di loro, anche fra marito e moglie e fra i figli che poi magari non vanno a scuola perché sono in DAD, e magari poi c'erano già tensioni prima, ma magari l'uscita da casa era una forma, se non di liberazione, comunque di svago e di possibilità poi di recuperare il rapporto, questo ha acuito tutti quelli che erano già le liti, i 5 milioni e oltre di liti che c'erano in generale nel nostro paese. Nei condomini del nostro paese. Ecco, però adesso proviamo a capire, perché noi abbiamo avuto una testimonianza molto significativa stamattina, seppur piccina in termini numerici, dei nostri ascoltatori, sulle mille tipologie di lite, e per i rumori, e per gli odori, e per i parcheggi. Allora lo chiediamo a lei, in termini, sappiamo che non c'è una classifica ufficiale, però lei è in grado di dirci più o meno quali sono davvero i più frequenti, le più frequenti cause di lite in condominio? Da quello che ci risulta a noi in tutta Italia, al primo posto sicuramente sono gli odori sgradevoli che si emanano, che vengono emanati all'interno delle varie scale condominiali, e non solo, anche le varie stufette, anche tutto quello che poi viene, come dire, cucinato in qualche maniera anche nei piccoli ristoranti, che poi sono... poi non facciamo una questione di discriminazione, italiani o non italiani, cucine tunisine o turche, ma diciamo che la maggior parte di queste hanno o non hanno ben chiaro che cos'è l'evacuazione dei fumi, e non basta una curva e poi buttarlo sui vari cortili o sulle varie strade, ma deve essere portato fuori dal tetto a un metro di distanza, e quindi questa è una delle cause maggiori. Se voi vi guardate la maggior parte dei condomini che ci sono in tutte le città, vedete esalazioni da tutte le parti, e non parliamo di tutte le stufe installate o di tutte le caldaiette installate dai fantomatici omini che girano con le certificazioni. Non vi preoccupate, noi vi mettiamo una caldaietta a norma, e poi quella caldaietta non è a norma perché continua magari ad evacuare fumi verso il balcone di quello di sopra, o comunque certo, non può tendere i panni perché sono infestati da questi odori. Diventano maleodoranti in poco tempo. Quindi insomma, gli odori, i temi legati alle scale, molti dei WC che sono chiusi non hanno la reazione, quindi la reazione la fanno certo a finestrino della scala, e quindi lei quando passa nella scala sente di più di tutto, insomma. Delle fragranze, insomma, a volte anche sì, proprio fragranze di quelle di quelle belle toste che a volte fanno e portano a litigare. Quindi insomma, gli odori, le questioni legate alla sicurezza, stamattina ci segnalavano i nostri ascoltatori, perché abbiamo aperto i telefoni su questo tema, anche i rumori, no, molto spesso diventano oggetto di liti. I rumori sono al terzo posto. Al secondo posto ci sono i parcheggi e le auto fuori posto all'interno dei vari cortili condominiali. Le auto fuori posto, comunque le auto messe, io ho il parcheggio, io ho il box, e davanti al box metto la mia macchina perché quello è mio, no? Quello è del condominio, non lo potresti mettere. Oppure ci sono i parcheggi segnalati o comunque tracciati, e poi ognuno lo mette nella posizione che vuole. Oppure addirittura metto due macchine invece che una, ma quella di mia moglie io la posso mettere dietro, perché tanto dietro la mia macchina non esce nessuno. Quindi le situazioni più disperate, cioè, voglio dire, cioè
proprio l'appropriarsi degli spazi comuni pensando che gli altri non abbiano la capacità e la competenza di vedere che cosa succede. E in più i parcheggi selvaggi, cioè biciclette messe in mezzo, la moto messa di traverso nella macchina che non può uscire e poi la porta via. Vabbè, guardi, quindi, chiarissimo, questione parcheggi importante, poi ci sono i rumori, poi, senta, le chiedo, però, abbiamo pochi secondi, le devo fermare, vorrei capire se davvero è possibile dialogare o no con questi condomini. Guardi, abbiamo 30 secondi. 30 secondi, sì. Allora i rumori sono di vario tipo, però i rumori e tutti i problemi che abbiamo detto, con la capacità di ascolto e con la possibilità di iniziare a distruire i condomini con la competenza, con la serietà e soprattutto con l'autorevolezza dell'amministratore, molte cose si possono fare. Ecco. Molta gente ha bisogno di essere ascoltata, molta gente ha bisogno di avere un punto di riferimento e delle regole precise. E quindi anche in questo senso... Scarpe, per esempio, del quarto piano al terzo piano, il ticchettio delle spalle, tornare tardi e aprire letti, fare, girare, compagnia, questi sono rumori molto molesti all'interno. Certo. E in questo senso quindi anche la figura dell'amministratore di condominio può intervenire, magari rivolgendosi a lui, si possono... Professionista capace, competente, aggiornato e che sappia bene le leggi, perché deve essere un punto di riferimento per le leggi. Assolutamente. Non per arroganza, ma per autorevolezza e competenza. Per provare a conciliare le parti. Grazie a Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali, a presto e buon lavoro, perché insomma ci sembra di capire che di lavoro ce ne sia.